Oggi parliamo della discarica di Glina in Romania, dove si trova il tesoro di Massimo Ciancimino. Cappellano Seminara tenta di impossessarsi di una quota dei beni di cui è amministratore giudiziario attraverso un prestanome, un rumeno lavavetri. Illegalità da rischio di galera. Parliamo ancora di beni sequestrati. Adesso è diventata una moda. Non ne parlava nessuno, né di beni sequestrati né di beni confiscati. Pensate che adesso invece talmente è diventata moda di parlare di beni sequestrati o confiscati, soprattutto sequestrati, perché si deve salvare, come si dice, dalle nostre parti, diciamo, il di dietro qualcuno, e addirittura si organizzano convegni dove un giudice, parliamo delle misure di prevenzione, la dottoressa Silvana Saguto è sempre presente, guarda caso, si parla di convegni organizzati da Confindustria, presente, da Libera, presente, da qualsiasi altra associazione, presente, non vuole rispondere semplicemente a quelle che sono le nostre domande. Una provocazione di PIF, dove la TIM vuole fare addirittura un museo dell'antimafia. Fare un museo dell'antimafia significa che la mafia l'abbiamo sconfitta, o un museo della mafia. Immediatamente disponibile la dottoressa Silvana Saguto con un bene confiscato, sequestrato a un mafioso. Chiariamo, i beni sequestrati ai mafiosi, sotto la fase di sequestro, non si potrebbero vendere, non si potrebbero toccare, perché dovrebbero essere mantenuti sempre a questo livello, e poi alla fine, al momento della confisca definitiva, se ne può fare l'uso che si vuole. La notizia è questa. A Palermo cerchiamo di non lasciare nessun bene vuoto, afferma la Presidente delle misure di prevenzione del Tribunale, ma è più facile fare funzionare un'impresa dove ci sono gli operai che vogliono lavorare. Il 90% delle imprese gestite da amministratori giudiziari falliscono e gli operai sono a casa, compreso 320 persone del porto, di cui lei sa benissimo che una quarantina sono a casa solo perché magari omonimi e non parenti di qualche boss mafioso, che affittare un immobile, perché in questo caso è il singolo a metterci la faccia. Abbiamo tanti beni che nessuno vuole, come ad esempio la casa scaduta a Bagheria, una villa di un boss mafioso che non la vuole nessuno. Questo lo dovrebbe, perché ci si spaventa, a dirle Silvana Saguto, e ai margini di un convegno ripensare all'antimafia. Noi a Palermo cerchiamo di non lasciare nessun buono vuoto, ripete, aggiunto, ma non è facile fare funzionare un'impresa. Ad Agrigento, ad esempio, ha concluso Saguto, c'è stata una persona che è stata ammazzata per aver acquistato all'asta un bene in fallimento, figuratevi quando si tratta di un bene di un mafioso. Sappiamo, tra le altre cose, che la dottoressa Silvana Saguto era una di quelle che non vuole vendere i beni, anzi addirittura andava cercando Libera, Don Ciotti, perché i beni sequestrati o confiscati ai mafiosi non vanno venduti. Si vede che ha cambiato idea, o che addirittura lei li vuole vendere, o qualche amministratore giudiziario nella fase di sequestro li vuole vendere magari per pagarsi le parcelle. Continuiamo a ripetere una legge ignobile, non applicata, perché la legge in certi casi è anche buona e giusta, ma non viene applicata, come quella del registro degli amministratori giudiziari, da 3 anni che si doveva fare e che invece non si è fatto. Vogliamo raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. Pensate che se una cosa del genere, oltre a quella che vi abbiamo raccontato di Edilia Venusta, la fa un cittadino normale, lo buttano in galera e buttano le chiavi. Cappellano Seminara viene nominato amministratore giudiziario del bene, di una quota dei beni di Ciancimino che si trovano in Romania, in una discarica, la discarica di Glina. Sapete che è successo? Lui non solo voleva amministrare quella quota, voleva entrare nel consiglio di amministrazione, e ha mandato, e facciamo nome e cognome, un lavavetri rumeno, quelli da 5 euro, da 1 euro diciamo al semaforo, con ben 90.000 euro nelle mani per poter partecipare a un'asta di alcune quote che si vendevano in modo da appropriarsi dell'intera discarica. La procura della Romania si accorge, viene denunciato tutto il fatto, si accorge del fatto, denuncia Cappellano Seminara, lo denuncia anche
della malversazione alla procura di Palermo e alle misure di prevenzione, Cappellano Seminara non solo è ancora lì, ma continua a ricevere incarichi, e Cappellano Seminara è sempre quello che da indagato, qualsiasi persona indagata si deve, continua a fare il bello e il cattivo tempo. Sentite tutta la storia di Glina, la discarica in Romania dei Ciancimino, una quota dei Ciancimino. Chiamata anche la discarica di Glina, si trova a due passi da Bucarest ed è considerata la più grande d'Europa. I giornali, imboccati dai magistrati, ne hanno detto di tutto, che è il posto in cui Massimo Ciancimino avrebbe investito il tesoro di suo padre. C'è chi parla di 800, chi di 100 milioni di euro. Che è una discarica controllata dalla mafia, che dentro vi sono scaricati materiali pericolosi, che c'erano connessioni con l'attentato a Falcone, eccetera, eccetera. Che i magistrati italiani, prima Buzzolani, poi Scaletta, avevano chiesto in non luogo a procedere, ma che un altro magistrato, Pier Giorgio Morosini, ha riaperto l'inchiesta per vederci più chiaro. Che il giudice, nelle misure di prevenzione, dottoressa Saguto, con l'ausilio di una sua persona di fiducia da lei nominata amministratore giudiziario, il solerte Cappellano Seminara, ha disposto il sequestro di tutta la discarica rumena, ma che i rumeni gli hanno risposto che può disporre quello che vuole, ma a casa sua, cioè in Italia. Non è facile addentrarsi in questo complesso quadro di scatole cinesi. Proveremo ad accennare ai fatti più importanti. Sì, dal 1971 esisteva questa discarica in un'area di 37 ettari in cui venivano riversati rifiuti di qualsiasi tipo. Nel 2001 un intraprendente imprenditore rumeno di nome Dobrovski crea la Ecorec, una SPA di cui diventa presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale, oltre che intestatario delle licenze, e nel 2002 ottiene l'autorizzazione per la gestione della discarica, come disposto per i rifiuti urbani. Il 30 ottobre 2004 Dobrovski acquista le quote degli altri azionisti e vende l'82% del capitale sociale ad Agenda 21 S.A., un'azienda italiana rappresentata da Sergio Pileri e da Pietro Colucci, allora rappresentante della CRIS, un'azienda con sede in Lussemburgo e azionista di Agenda 21 S.A., da cui qualche tempo dopo si tira fuori, lasciandovi subentrare Gianni Lapis, azionista di maggioranza della Sirco e ritenuto uomo di fiducia di Vito Ciancimino. L'importo di vendita è di 9 milioni e 20 mila euro. Il 9 luglio 2005 il Tribunale di Palermo dispone il sequestro della Sirco, che viene affidata a due amministratori giudiziari, Gaspare Ferro e Nicola Ribolla. Ribolla chi? Quello che farà fallire tutti i supermercati Despar della SEI GDO di Castelvetrano. Proprio lui. La somma viene divisa in due rate di 4.675.000 euro, una delle quali pagata subito, l'altra divisa in altre due tranche di 2.300.000 euro pagabili entro il 15 dicembre del 2005. A garanzia dell'operazione Agenda 21 S.A. mette, si noti, 820 azioni comprate dalla Ecorec pari all'82% del capitale a favore di Dobrovski. La scadenza non viene rispettata, viene concordato solo il pagamento parziale di 1.500.000 euro e fissata per il resto una nuova scadenza al 30 luglio 2006. Alla fine del 2004 la Ecorec ha un reddito di 689.973 euro, ma i dividendi servono per decidere l'aumento di capitale. Nel 2006 Dobrovski offre un finanziamento alla Ecorec di cui azionista e presidente, e quale fideiussore per la restituzione del prestito viene nominata la SC, Azienda 21 S.A. Il patto prevede per decisione assembleare un rimborso entro l'8 gennaio 2008 in sei rate. Non essendo stato effettuato il rimborso, il 17 aprile 2008 Agenda 21 vende all'asta le sue azioni pignorate da Dobrovski, tramite Ferro e Ribolla, diventati membri del consiglio di amministrazione, che così amministrano se stessi. Maggiore acquirente la società rumena, ma amministrata da italiani. Azalea, come si fa ad autorizzare la vendita di beni che si presumono essere di provenienza illecita? Rimane un mistero. Spunta la somma di 2.905.000 euro sul conto di Mariangela Lapis per il completamento della quota d'acquisto. Pare evidente che costei, figlia del presunto prestanome di Ciancimino, voglia riversare all'estero denaro che rischia di finire sotto sequestro. E intorno al 2006 l'amministrazione giudiziaria della Sirco viene affidata al re delle amministrazioni dei beni confiscati alla mafia, Cappellano Seminara, il quale si autonomina presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato fino all'approvazione del bilancio al 31-12-2009.
Successivamente, in data 30 aprile 2009, in sede di assemblea straordinaria dei soci, dallo stesso unicamente rappresentata nella totalità, si autonomina liquidatore della società. Il comportamento di Seminara non è corretto, in quanto le cariche per cui è autonominato non sono compatibili con l'ex articolo 3 del codice deontologico forense attualmente vigente, secondo cui, in forza dei canoni, l'avvocato ha il dovere di evitare situazioni di incompatibilità ostativa alla permanenza dell'albo, individuabili tra l'altro previste dall'articolo 3 citato, tra cui è previsto l'esercizio del commercio in nome proprio e in nome altrui. Ma prima di arrivare a questa data, la Sirco, a garanzia del giudizio di opposizione alla vendita all'asta giudiziaria, cioè come cauzione, versa tramite un avvocato rumeno nominato da Seminara all'uopo, senza autorizzazione della procura, la somma di 10.000 euro che il tribunale di Bucarest ritiene insufficienti, richiedendo il versamento della residua somma di 90.000 euro entro poche ore. A questo punto si presenta un tal Gabriel Popescu, un illustre sconosciuto che sembrerebbe essere un lavavetri da semaforo, senza legami con le società contendenti, e versa una somma di 90.000 euro, proseguendo così l'azione giudiziaria, poi comunque rigettata. Secondo un'attendibile ipotesi, pare che sia stato lo stesso cappellano a dare i soldi a costui nel tentativo di mettere le mani su una quota della discarica. Intanto, mentre Massimo Ciancimino è coinvolto nelle sue vicende giudiziarie, il 26 maggio 2011 la dottoressa Saguto, regina della sezione del tribunale che si occupa di misure di prevenzione, dispone il sequestro di tutta la discarica, ritenendo che Agenda 21 S.A. e la Sirco, che ne fa parte, e persino un'altra azienda, la Alzalea, possano essere collegate e servire per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. La richiesta è inoltrata al Tribunale di Bucarest che, accogliendo parzialmente, dispone il sequestro di 9 camion. Non esiste una relazione di parte che giustifichi l'operato del Tribunale, se non una scrittura del nuovo amministratore giudiziario della Sirco, Cappellano Seminara, scritta nel 2007, alla quale, secondo quanto denunciato da Dobrowski alla Procura di Palermo, si ispira il rapporto della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Volontaria, del 23 aprile 2009. Seminara, che nel 2007 aveva chiesto la revoca del sequestro di 5.100 azioni della Sirco detenuto da Agenda 21, successivamente cambia idea e riporta una serie impressionante di cifre gonfiate, affermando che la discarica di Glina ha un'estensione di 119 ettari per una profondità di 40 metri, tali da consentire abbancamenti sino a 47 milioni e 600 mila metri cubi di rifiuti, che moltiplicati per il riduttivo valore di tariffa di 5 euro per metro cubo, determinerebbe un ricavo di 238 milioni di euro. In realtà la discarica ha una superficie di 94,49 ettari, è stata in precedenza usata per 41,31 ettari per abbancamento di rifiuti e dispone di una parte di 11,70 ettari per deposito detriti di terremoto e di una residua parte di 39,23 ettari per un'altezza massima di 25 metri. È gonfiato anche il prezzo di 5 euro metro cubo, che non tiene conto delle varie tipologie di quanto scaricato. Allo stato attuale ha conferito 4.210.563 tonnellate di rifiuti, cioè meno di un decimo della cifra stimata da Seminara di 47.600.000 metri cubi. Il valore stimato da Seminara potrebbe essere raggiunto nell'arco di 100 anni di una gestione che invece scade nel 2017. Accanto alla richiesta di archiviazione gestita dalla Procura di Palermo il 6 aprile 2011 nei confronti di Massimo Ciancimino e Giorgio Ghiron, si è aggiunta anche la conclusione della Guardia di Finanza, che ha espressamente affermato l'insussistenza di ogni ipotesi di reato per gli stessi fatti su cui si fonda il decreto di sequestro della Ecorec. Allo stato attuale, il Dobrowski e altri soggetti accusati da Seminara nel 2008 di riciclaggio, truffa, evasione fiscale, eccetera, sono stati prosciolti da ogni accusa del Tribunale rumeno, mentre nei confronti di Seminara è stato aperto in Romania un procedimento giudiziario, poiché egli, pur essendo al corrente delle decisioni del Tribunale rumeno e delle risultanze della Guardia di Finanza, non avrebbe informato il Tribunale delle misure di prevenzione, il quale ha quindi disposto il sequestro della discarica. Si può anche ipotizzare che Saguto e Seminara abbiano agito in perfetto accordo, perché Seminara, malgrado sia indagato, continua a restare in carica. In una delle memorie difensive indirizzate alla Procura Antimafia di Palermo, allora rappresentata da Ingroia e Dobrowski, sostiene che la SC Ecorec S.A. non è stata costituita o gestita con il denaro proveniente da riciclaggio e comunque da illeciti di qualunque genere, non avendo mai percepito somme dal signor Massimo Ciancimino, dalla Sirco S.P.A., la quale era soltanto socia del 25,5% del capitale di Agenda 21, né da Agenda 21.
La ricostruzione fatta non riporta una serie di passaggi complicati che ritroviamo in una nota del blog Osservatorio di Sicilia del 24 aprile 2012. L'arte finanziaria del professore Lapis è svuotare l'agenda 21, tutto per togliere di mano l'agenda 21 all'amministrazione giudiziaria. Infatti, grazie a un'azione che ha sicuramente un'abile regia, i soggetti, secondo la Guardia di Finanza in contatto costante con Ciancimino Junior, non potendo acquistare Agenda 21 per via delle resistenze dell'amministrazione giudiziaria, puntano a svuotare completamente la Sirco S.p.A., ormai in mano allo Stato per via del sequestro, togliendone il braccio operativo in Romania. Agenda 21, appunto, Dobrowski. Ma chi è costui e da dove viene fuori e quali sono i suoi veri rapporti con Lapis e con Massimo Ciancimino? Emette un titolo di credito di 1 milione nei confronti di Ecorec, di cui è il direttore generale ed è garantito da un avallo di Agenda 21 a firma dell'amministratore Sergio Pileri. Di fronte al mancato rimborso, Dobrowski non agisce contro il debitore, l'Ecorec, ma contro Agenda 21 che aveva avallato il titolo di credito e provvede a pignorare la partecipazione di Agenda 21 in Ecorec, l'82% del capitale. Ed è sempre Dobrowski a proporre l'incanto della partecipazione pignorata. Sarà il fidato Raffaele Valente, che è anche amico dell'ingegner Tronci e prestanome di Ciancimino Junior, attraverso la sua azalea ad aggiudicarsi l'asta e da quel momento Agenda 21 resta una scatola vuota, ovvero il suo contenuto ripassa a mani Ciancimino, diremmo noi. Le ulteriori azioni degli amministratori di Agenda 21 hanno portato alla messa in liquidazione della società. Il rapporto della Guardia di Finanza ricostruisce quindi in modo dettagliato tutti gli intrecci societari tra gli amici di Ciancimino e l'attività del tributarista Lapis. Prima ancora, infatti, era stato fatto un aumento di capitale di Agenda 21, poi non sottoscritto da Sirco, che pure era socio finanziatore, e ha erogato ad Agenda 21 oltre 15.600.000 euro per 3.500 euro, consentendo all'agenzia Obiettivo Lavoro dei fratelli Pileri di diventarne di fatto il socio con la partecipazione maggiore. Il progetto di svuotare Sirco dalla partecipazione in Agenda 21 era stato messo in atto subito dopo il sequestro di Sirco da parte dell'autorità giudiziaria nel 2005 e che i Lapis potessero avere interesse in Agenda 21 sarebbe dimostrato anche secondo la Guardia di Finanza che riporta una memoria dell'amministrazione giudiziaria. Dal via libera dato dalla figlia di Lapis, Mariangela, socia di Sirco, a utilizzare 1.800.000 euro da un suo conto personale per completare l'importo di 2.900.000 euro in favore di Agenda 21 a completamento dei circa 20 milioni anticipati. Del resto i progetti per Agenda 21 erano di rilievo. Oltre alla discarica di Gline a Bucarest, aveva partecipazioni in Ecologia S.A., gestione di scarica di Baikoi, Salub S.A., raccolta di rifiuti a Polesti, Ageim S.R.L., gestione immobili, Ecologica Mures, gestione di scarica a Targu Mures. In conclusione, la vicenda è ancora aperta. La Sirco, così come Agenda 21, di cui faceva parte, sono state messe in liquidazione come le tante aziende scomparse per incapacità gestionale nella loro amministrazione giudiziaria. Ma chi ne è responsabile è ancora al suo posto. Quindi parliamo di amministratori giudiziari che molto spesso vengono denunciati per le loro illegalità. Attenzione, un amministratore giudiziario dovrebbe rappresentare lo Stato, la legge, il tribunale. E non è il solo, l'abbiamo già detto nel tempo, che è indagato. Pensate che leggendo un po' gli atti dello scioglimento del comune di Monterepre, leggiamo testualmente una breve nota che a titolo esemplificativo si richiamano alcuni passaggi della procedura concorsuale relativa ai lavori per la chiusura e la sistemazione esterna della palestra comunale. Intanto quello che è concernente il subappalto per la fornitura del calcestruzzo, in relazione al quale il Comune ha mostrato il più assoluto disinteresse ad esercitare una qualsivoglia forma di controllo. Infatti la ditta, che sappiamo bene la ditta qual è, la Aloisio, qui ovviamente nel documento c'è l'omissis, ma noi lo sappiamo, che è la giudicataria dell'appalto, comunicava al Comune di Monterepre che la fornitura del calcestruzzo sarebbe stata effettuata dalla ditta Meditur. La Meditur è sotto amministrazione giudiziaria da ben 6 anni, ancora non è stato nemmeno celebrato un primo grado, da un certo Salvatore Benante. Ve lo ricordate, quello che cammina con le camicie firmate, che continua a licenziare operai? Cara dottoressa Saguto,
continua a licenziare operai, quegli operai che lei dice di difendere, continua a mandare a casa operai, senza indicare tuttavia l'importo, le modalità, la scelta del contraente, né il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare, né tantomeno produrre la copia autentificata autentica del relativo contratto, così come previsto dalla clausola di autotutela numero 4 della suddetta circolare regionale dell'assessorato ai lavori pubblici. Si precisa peraltro che con decreto del 5 gennaio del 2008 il Tribunale di Palermo ha disposto il sequestro del capitale sociale della ditta, che sappiamo qual è, e successivamente nel 2011 l'amministratore giudiziario è stato deferito all'autorità giudiziaria per turbativa degli incanti in concorso. Salvatore Benanti è stato deferito all'autorità giudiziaria per turbativa di giudiziaria di perturbata libertà degli incanti in concorso. Qualsiasi altro imprenditore sarebbe stato arrestato. Salvatore Benanti continua a guidare la Mediturro. Dottoressa Saguto, di quale legalità stiamo parlando? Lei si siede a convegno e parla di legalità. Dottoressa Saguto, ma di che cosa stiamo parlando? E allora smettiamola, cerchiamo di dare messaggi seri al paese Sicilia, che non può essere quello che quando c'è la mafia si lavora e quando subentra lo Stato, invece le aziende vanno in fallimento. Non penso che sia questo il messaggio che un tribunale deve mandare ai cittadini. E non mi dica nemmeno che facendo queste inchieste facciamo un favore all'altra parte, cioè ai mafiosi, perché sa benissimo che non è così. Noi da sempre siamo contro la mafia e i mafiosi, ma contro anche qualsiasi forma di illegalità da qualsiasi lato provenga. E lì c'è illegalità, e lì continuiamo a dire che c'è un verminaio, e lì non ci fermeremo e continueremo ad andare avanti. Troveremo sicuramente un giudice, se non a Caltanissetta, magari a Berlino. Alcune